ritrovati, oggi è venerdì, vi teniamo compagnia con Wind City Sport Weekend, ospiti qui nella sala Sisal Wind City di Piazza Trento 12 a Catania, informazione sportiva e mondo scommesse, quello che è il nostro contenuto durante l'appuntamento del venerdì sera, come ogni settimana. Apriamo col sommario di oggi. In apertura i motori, torna la stagione motoristica dopo la lunga pausa invernale. I piloti protagonisti di questa nuova stagione in apertura sono quelli della Superbike, primo gran premio di Phillip Island, andremo a vedere chi sono i favoriti. Poi parleremo di calcio, ovviamente partiamo con il calcio di casa nostra, il calcio italiano, Serie A, Serie B e Serie C con gli incontri principali del weekend. Nella seconda parte invece parleremo sempre di calcio, ma in apertura avremo protagonista al telefono un esponente dello sport locale, insomma, che si occupa da anni di sport ed è un rappresentante del CONI. E poi le multiple di ogni settimana, quelle sul calcio italiano che vi suggerisco io. E poi nella parte dedicata al calcio internazionale ci sarà la multipla di questa settimana che è di Davide e ce l'ha proposta sulla nostra pagina Wind City Sport Weekend su Facebook. Prima del calcio internazionale invece andremo a vedere qual è la proposta di video dal web di questa settimana, un momento di fair play molto bello fra due atlete alle recenti Olimpiadi di Rio de Janeiro. In chiusura invece faremo un po' il resoconto di quello che è stato che sono state le Olimpiadi invernali di Pyeongchang, con l'Italia che comunque si è ben distinta ed è arrivata a quota 10 medaglie con Arianna Fontana, portabandiera azzurra, grande protagonista. Dicevamo, apriamo con il motociclismo, con la Superbike che apre i battenti domani con le prove del Gran Premio di Phillip Island e poi le gare durante la giornata di domenica all'alba in Italia, mentre in Australia sarà già l'ora di pranzo. Vediamo subito quelle che sono le quote di questo primo Gran Premio stagionale, le quote della Super Pole, favoritissimo il campione del mondo in carica Jonathan Rea, poi Sykes a 2,75, Melandri, rappresentante italiano, a quota 6, via via tutti gli altri, con Chaz Davis a 7,50, sicuramente Rea è l'uomo da battere. Così come vediamo anche nelle quote della vincente gara 1, Jonathan Rea sempre favoritissimo, una quota bassissima di 1,57, Chaz Davis 3,75, Sykes a 6, Melandri a 7,50, via via tutti gli altri, con Lafferty a 33, Camille 33, stessa cosa per Forest e Van der Mark. Vedremo quello che succederà, vi ribadisco appunto, per questo primo appuntamento di Phillip Island, Jonathan Rea è l'uomo da battere. Intanto si apre la stagione motoristica che ha visto proprio recentemente, nei giorni scorsi, anzi proprio ieri, la presentazione della nuova Ferrari, della nuova Mercedes. Hanno scelto di presentare le due vetture nello stesso giorno, saranno le due rivali nel campionato mondiale di Formula 1, speriamo che quest'anno sia l'anno buono per la Ferrari, che l'anno scorso aveva fatto tanto bene fino a qualche Gran Premio alla fine, poi si è laureato campione del mondo Lewis Hamilton. Passiamo al calcio, apriamo con la Serie A, il turno della 26esima giornata che vede impegnato il Bologna in casa contro il Genoa, aprirà il turno di questa giornata, e poi l'Inter che cercherà di riscattarsi contro il Benevento in casa, peraltro quota molto bassa, 1,22. Sfida salvezza fra Crotone e Spal nella giornata di domenica, poi Fiorentina, Chievo, Verona, Sassuolo, Lazio, e la Sverona, Torino, Sampdoria, Udinese, il Clou viene in serata, Juventus, Atalanta alle 18, Roma, Milan alle 20,45, mentre il Napoli, capolista, sfiderà il Cagliari in trasferta lunedì sera nel Monday Night. In Serie B, turno che si è aperto quest'oggi, domani le altre partite prevedono Avellino-Novara, Ternana-Bari, Foggia-Brescia, Ascoli-Cesena, Pescara-Cremonese, Cittadella-Empoli, Provercelli-Palermo, col Palermo che arriva addirittura da 3 sconfitte consecutive e si è staccato dal duetto di testa composto da Frosinone-Empoli. Proprio il Frosinone sarà impegnato domani alle 15 contro il Perugia. Chiude il turno Carpi contro Virtus Entella. Questo è il programma della Serie B. Vi diamo sempre una presentazione di quella che è la Serie C, soprattutto con gli incontri principali. Serie C che vede protagonista la capolista del girone A, Livorno, impegnata in trasferta nel derby tutto toscano contro l'Arezzo. Livorno favorito con una quota di 1,95, l'X a 3,25. In questo caso l'over a 1,85 potrebbe essere una quota da prendere in considerazione. Nel girone C invece si arriva da una sorpresa, ovvero quella composta dalla vittoria netta del Monopoli 5-0 nello scorso turno in casa con il Catania, che lotta con il Lecce per la promozione diretta. Proprio il Monopoli sarà impegnato in trasferta a Siracusa
contro un'altra siciliana, Siracusa favorito con una quota di 2,15, mentre la quota gol, anche questa da prendere in considerazione, è 1,76. Veniamo invece a quelle che sono le gare, le singole gare in Serie A. Vi dicevamo un turno che vede impegnate Crotone e Spal in un fondamentale incrocio salvezza. Il Crotone è favorito in quanto squadra di casa 2,25, ma occhio alle quote che riguardano la Spal: il 3,30 per il 2, il 3,25, quindi quote quasi identiche sia per l'X che per il 2. Prevediamo una partita da under perché è una gara in cui le due squadre si giocano davvero tanto e in questo senso nessuna delle due vorrà perdere. La sfida più importante della giornata invece è Roma-Milan. Milan col vento in poppa, 5 vittorie e un pareggio nelle ultime 6 partite, tra l'altro imbattuto da 7 turni. La Roma invece arriva dalla sconfitta in Champions League in settimana di Kharkiv contro lo Shakhtar Donetsk. Roma favorita 1,85, l'X a 3,60 potrebbe essere una buona soluzione. Il gol a 1,75, queste sono le quote che vi suggeriamo. Chiudiamo con la Serie B, Cittadella-Empoli, 2,45 la quota dell'Empoli, l'over invece a 1,80, questo per quel che riguarda il calcio italiano nello specifico con i turni e le singole partite. Noi invece ci fermiamo per la prima parte, riapriremo subito con l'ospite telefonico e via via tutte le altre notizie di giornata. Hai mai pensato che una cosa potesse accadere e poi magari è successa? Sono Mr. Matchpoint e sono qui per dirti che con scommesse on demand puoi scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente. Per esempio sul numero di pali colpiti durante una partita, se un coniglio attraverserà la pista, e anche sul nome del prossimo erede al trono. Scommesse on demand. Da oggi sei tu che inventi le scommesse. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Perché se pensi che succederà, allora puoi scommetterci. Seconda parte che apriamo con l'ospite telefonico di questa settimana, ho il piacere di avere al telefono Enzo Falzone, uomo di sport che da sempre si è distinto nell'ambito sportivo, oggi rappresentante del CONI provinciale. Buongiorno Enzo. Buongiorno a tutti. Grazie intanto per la disponibilità, con te voglio parlare di sport a 360 gradi. Intanto come sta lo sport siciliano? Partiamo da qui e poi magari andiamo a dare un'occhiata a quello che è la situazione, soprattutto con le recenti Olimpiadi invernali che sono in via di conclusione. Beh, è una domanda ovviamente abbastanza vaga, ecco, possiamo stare giorni per spezzettarla, nel senso che abbiamo dei buoni risultati da un punto di vista tecnico, magari su sport individuali, abbiamo meno buoni risultati sugli sport di squadra, tranne qualche eccezione di cui è facile vedere, e poi abbiamo un problema di impiantistica sportiva e di cultura sportiva che forse andrebbe meglio registrata in qualche parte della Sicilia di più o in qualche parte di meno. Sì, in effetti questo è un problema che da anni affligge la Sicilia, dici bene, e anche questo un po' limita quello che sono le eccellenze sportive siciliane, ce ne sono tante, se pensiamo al mondo della pallanuoto, al mondo della scherma, insomma ci sono tanti campioni che ha espresso negli anni la Sicilia e continua ad esprimere, e forse è proprio questo un po' il rammarico di una terra che offre, a parte le bellezze turistiche, anche grande passione per lo sport. Grande passione allo sport che purtroppo spesso è per colpa forse di tutti, forse dei dirigenti sportivi, forse no, forse delle situazioni economiche, non riesce ad introitare quelle risorse che sarebbero fondamentali per fare lo sport in maniera giusta, in maniera anche da modificare risultati buono, nel senso che si dice sempre, no, la differenza gap che abbiamo rispetto all'area nord, no, che a volte è magari una scusa, ma in alcuni casi non lo è, nel senso che purtroppo le condizioni economiche della nostra regione, del Mezzogiorno e soprattutto degli imprenditori del Sud non ci consente in questa sinergia fra mondo dello sport e mondo imprenditoriale.
questa è una carenza che abbiamo sempre avuto e che purtroppo non riusciamo a trovare un accordo, insomma, in qualche modo. E questo è un altro limite, no? Perché poi tu cosa vedi? Che noi eccelliamo in sport in cui magari non ci vogliono grandi risorse economiche, e in cui la passione dei dirigenti sportivi e la bontà delle ragazze, parlo di Orizzonte, uh-huh, o di ragazze, se parlo su Catania, della messaggeria, insomma, fondamentalmente sono fatti da grande passione, ma non supportata da grandi risorse economiche, perché non c'è l'imprenditore importante che non c'è, insomma, al di là del fatto che magari non ci sia questa cultura. Quindi l'uno con l'altro e con l'altro ancora non ci consente quel salto di qualità, che poi nelle individualità li vediamo, per esempio mi riferisco alle ultime Olimpiadi, dove abbiamo preso un sacco di medaglie, come, sia come catanesi ma in siciliane, quindi significa che il talento nasce anche in Sicilia, ovviamente, dico, sembra una frase fatta, ma è ovvio che il talento nasce anche in Sicilia, ma che evidentemente poi per vincere abbiamo bisogno dell'apporto, diciamo, di esterni, no? Abbiamo bisogno dell'apporto possibilmente delle forze armate per allenarci bene, o di società del nord che ci consentono un allenamento migliore. Quindi su questo dobbiamo puntare i prossimi anni la nostra dirigenza, devi mettere nel nostro habitat, ecco, inserire questi campioni che crescono. Infatti questo stiamo facendo sia come CONI sia come movimento molti progetti nelle scuole per cercare proprio di capire dove sono i campioncini, di vederli, oltre a fare un lavoro ovviamente sociale l'uno e l'altro. Però poi ci troviamo in una seconda fase in cui il posizionamento, il collocamento di questi ragazzini viene fatto a società sportive volenterose, brave, tecnicamente importanti, ma che non hanno poi la possibilità di fare l'ulteriore salto di qualità perché mancano le risorse e a volte anche gli impianti. Enzo, è stato dettagliato e hai anche anticipato una domanda che avrei voluto farti successivamente. Ti chiedo telegraficamente solo una battuta. Bene l'Italia alle Olimpiadi invernali, 10 medaglie, 3 ori rispetto a Sochi, dove non è arrivate medaglie d'oro, è sicuramente andata molto meglio. Ma ovviamente è un'altra cosa, aggiungerei, che mi piace dirlo, è che è una bella cosa. 3 medaglie d'oro di 3 donne, esatto. Quindi significa che diventiamo anche eccellenza nazionale sullo sport femminile. Lo abbiamo sempre fatto, per la verità, ma questo è ancora meglio, perché l'avevamo prese già 10 medaglie in precedenti Olimpiadi, ma non di oro. Quindi adesso queste 3 medaglie d'oro sono fondamentali in un'Olimpiade che dovrebbero essere un po' rivista, perché l'Olimpiade invernale sembra figlia di un dio minore in modo, quindi anche lì dovrebbe essere registrata qualche cosa, ma su cose che noi ci guardiamo bene di pensarci, noi pensiamo alla nostra Sicilia e alla nostra Catania. Grazie Enzo, sempre disponibile, sempre preciso e lucido nella tua valutazione. Grazie, buona giornata. Ciao, grazie, ciao. E dunque è stata una bella chiacchierata con Enzo Falzone anche su quello che è la situazione, soprattutto su quello che è la situazione dello sport e dell'impiantistica sportiva regionale, ma noi dobbiamo proseguire con il nostro sommario, la nostra scaletta. Passiamo ai suggerimenti, alle quote e alle multiple di questa settimana. Iniziamo con i suggerimenti che ho riservato per voi sul calcio italiano. Andiamo a vedere quella sulla Serie A, andiamo a scorgere le partite della massima serie. Per questa settimana il gol di Verona-Torino e poi l'under 2,5 di Bologna-Genoa. Questa è una multipla tutta sulla Serie A che prevede anche l'1x di Crotone-Spal, l'1 della Juventus sull'Atalanta, gol invece di Sampdoria-Udinese, l'x2 un po' azzardato, un po' forzato, ma potrebbe essere una quota da prendere in considerazione, quello di Roma-Milan e poi il 2 del Napoli sul Cagliari, la partita di lunedì sera. Andiamo a vedere invece il secondo suggerimento di questo weekend, di questo venerdì, sulla Serie B e la Serie C, gol di Pescara-Cremonese, Foggia
Brescia, prevediamo over, partita con diversi gol. Poi l'X2 del Palermo contro la Pro Vercelli. Palermo deve riscattarsi dalle 3 sconfitte consecutive. Il 2 dell'Empoli in casa del Cittadella, spesso è caduto al tombolato la formazione padovana. Poi in Serie C l'under di Catanzaro Rende e l'1 di Siena Olbia. Questo per quel che riguarda le multiple di questa settimana. Nell'ultima abbiamo visto una quota di 27,33, quindi sicuramente eccellente come quota totale. Noi salutiamo invece con i suggerimenti delle multiple gli amici di Radio Studio Centrale. Ci ritroviamo venerdì prossimo, sempre alle 22.30. Proseguiamo adesso con la rubrica Il Video dal Web, ormai una rubrica che abbiamo inserito da diverse settimane e che ha catturato l'interesse di diversi nostri telespettatori e radioascoltatori. In questo senso andiamo a vedere oggi cosa offre il web. Tra l'altro è un episodio molto significativo per quel che riguarda il fair play nel mondo dello sport, un momento di altissimo rispetto dell'avversario, un avvenimento, un accadimento delle recenti Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016, un momento di fair play fra due atlete donne, Nikki Amblin e Abbe D'Agostino, la neozelandese Amblin e la statunitense D'Agostino, nella gara, nelle batterie, anzi, dei 5.000 metri donne alle recenti Olimpiadi. Entrambe, entrando in contatto, sono finite a terra. Ebbene, la D'Agostino ha avuto la peggio e l'Amblin, compromettendo inizialmente quella che era la qualificazione alle batterie successive, ai turni successivi dei 5.000 metri, non ha lasciato da sola la D'Agostino, che aveva subito una distorsione al ginocchio, l'ha accompagnata fino al traguardo. Poi i giudici di gara, anzi la giuria, ha riammesso entrambe le atlete, sebbene la D'Agostino non ha potuto poi gareggiare. Sono questi i veri valori dello sport e vorremmo sempre vedere lealtà e rispetto degli avversari. Oggi abbiamo voluto dedicare al fair play nello sport il video di questa settimana. Torniamo al calcio, al calcio internazionale. Dopo aver parlato a lungo di calcio italiano, apriamo con la Premier League, gli incontri di questa settimana. Andiamo a vedere il programma subito con quello che prevede appunto il turno. Leicester City contro Stoke è la partita dell'ora di pranzo di domani. Poi Burnley contro Southampton, Liverpool West Ham, Brighton Swansea City, Bournemouth contro Newcastle, West Bromwich Huddersfield Town, Watford Everton, Crystal Palace Tottenham. Il clou arriva domenica pomeriggio con Manchester United Chelsea, big match di giornata, mentre altro big match si giocherà l'1 marzo, ovvero infrasettimanale, fra Arsenal e Manchester City, con il Manchester City quotato a 1,84. Vedremo quello che succederà. Peraltro Manchester City con un piede e mezzo, anzi con oltre un piede e mezzo all'interno del trionfo, che sarà poi la conquista della Premier League. Tanti punti di distacco che vedono il City sul Manchester United secondo. In Spagna la 25esima giornata prevede invece queste sfide: Celta Vigo e Ibar, Real Madrid Alaves, Leganes Las Palmas, Barcellona Girona, turno facile per la capolista Barcellona, Villarreal Getafe, Atletico Bilbao Malaga, Valencia Real Sociedad, Siviglia Atletico Madrid. Peraltro sfida interessantissima fra il tecnico italiano Montella e un ex calciatore di tante squadre italiane, anche di tecnico di formazioni italiane quali il Catania, ovvero Diego Pablo Simeone. Chiude il turno lunedì la sfida fra Levante e Real Betis. Questo per quel che riguarda la Liga spagnola. Invece andiamo in Germania, 24esimo turno: Hannover, Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim, Friburgo, Bayern Monaco, Hertha Berlino. Nel frattempo vedete a fianco tutte le quote delle singole partite. Bayern Monaco strafavorito nella sfida contro l'Hertha con una quota di 1,16. Stoccarda, Eintracht Francoforte, Werder Brema, Amburgo, Bayer Leverkusen, Schalke 04, Lipsia, Colonia. Lipsia che ha proprio ieri eliminato il Napoli dall'Europa League, sebbene il Napoli abbia sfiorato l'impresa con il 2-0 in Germania. Borussia Dortmund, carnefice invece dell'Atalanta, 1-1 a Reggio Emilia, se la vedrà in casa contro l'Augusta. In Francia si gioca invece la 27esima giornata, questo il programma: Tolosa contro Monaco, Monaco secondo quotata 1,84, Lilla Angers, Kingham Metz, Nantes Amiens, Rennes Troyes, Dijon contro Caen, Bordeaux Nizza,
Il clou arriva poi domenica tra il pomeriggio e la sera. L'Olympique Lyon attende il Saint-Étienne. Olympique Lyon a caccia della qualificazione in Champions, sebbene si sia un po' staccato recentemente, mentre il Paris Saint-Germain capolista favoritissimo nella sfida contro la terza in classifica Olympique Marsiglia, peraltro una quota molto molto bassa per il Paris Saint-Germain. Vedremo quello che succederà nel posticipo del campionato francese. Per quel che riguarda la multipla sul calcio internazionale, oggi è il turno di Davide che ce l'ha mandata in settimana. Andiamo a vedere quali sono i suoi suggerimenti, speriamo possano portarvi fortuna. Il big match del campionato inglese, la Premier League, Manchester United-Chelsea, come dicevamo prima, lui ha previsto una quota, anzi ha previsto gol di entrambe le squadre. In Spagna invece l'uno del Valencia e l'uno del Villarreal, e poi l'over 2,5 del Barcellona contro il Girona, gol anche in questo caso tra Bayer Leverkusen e Schalke 04 in Germania, mentre in Francia l'uno del Lione contro il Saint-Étienne ha scelto partite di tutti e quattro i campionati principali europei, quelli che vi presentiamo ogni settimana. Chiudiamo questa puntata con un breve resoconto di quello che è successo invece a Pyeongchang. La spedizione azzurra, come dicevamo prima con Enzo Falzone, ha finora fatto benissimo, 10 medaglie, 3 delle quali d'oro, tutte conquistate dalle donne. Dalla Fontana, portabandiera azzurra, che ha conquistato anche un argento e un bronzo, dalla Moioli e dalla Sofia Goggia, che ha battuto la super favorita Lindsay Yvonne nella discesa libera, peraltro primo oro in discesa libera per l'Italia alle Olimpiadi invernali, e questo è sicuramente un record. Complimenti a Sofia Goggia. Vedremo quello che succederà nelle ultime ore di queste Olimpiadi, che chiuderanno domenica con la cerimonia di chiusura. Speriamo possa arrivare ancora qualche sorriso per i colori azzurri. Noi ci fermiamo qui per questo venerdì. L'appuntamento è alle 22.30 su Radio Studio Centrale, venerdì prossimo chiaramente, alle 22.45 su Tele One. A meno resta che salutarvi, ringraziarvi e rinviarvi alla prossima settimana.